diciamo, non hanno nemmeno potuto iniziare ad affrontare la tematica, anche perché spesso si parla di realtà spesso con un unico dipendente, quindi anche diciamo, le realtà che noi ci troviamo di fronte sono effettivamente da tenere in considerazione. Ciò che è emerso è che la formazione continua sicuramente degli operatori museali a tutti i livelli, quindi dal livello dirigenziale a quello più tecnico-operativo, è risultata appunto percepita come una necessità reale, perché proprio grazie all'aggiornamento delle figure professionali si può arrivare, diciamo, a un cambiamento interno del museo stesso. Quello che abbiamo fatto appunto è stato quello di, attraverso dei focus group in Italia, in Grecia, in Portogallo e attraverso delle interviste più approfondite, abbiamo delineato in qualche modo quello che è un fabbisogno professionale, informativo, a partire dai risultati di un precedente progetto, era un progetto europeo, capeggiato dallo stesso leader che abbiamo nel nostro progetto europeo, appunto l'Open University greco, da cui appunto erano emersi diversi profili professionali e noi abbiamo avuto il compito di aggiornare tali profili professionali e capire se effettivamente erano ancora aderenti alle necessità del museo stesso. La pubblicazione che appunto gira qui ha girato e che trovate online, in realtà la forma cartacea ha ancora i nomi non aggiornati, proprio perché nell'ultima riunione che abbiamo avuto, questo per dire quanto effettivamente questa ricerca sì, si è conclusa, ma è totalmente in filo, quindi si evolverà fino alla fine del progetto, quindi abbiamo anche modificato i nomi stessi dei profili professionali, quindi chi ha la versione cartacea non diciamo, troverà dei nomi differenti rispetto alla versione online che è quella più aggiornata. Quali sono questi quattro, diciamo, profili professionali emersi? Allora, da un lato appunto abbiamo il Digital Strategy Manager, già citato da Anna Maria, e andremo a vedere ora nei dettagli cosa appunto nel singolo profilo, anche velocemente, Digital Collector Curator. Poi abbiamo il Interactive Experience Developer e l'Online Community Manager. Non l'abbiamo tradotto in italiano perché ancora non abbiamo una traduzione italiana condivisa con tutti gli altri partner, per cui ho preferito lasciarla nella loro versione originale in inglese. Come funziona? Il mio profilo professionale parte, diciamo, da una selezione di competenze digitali, competenze trasferibili, che appunto caratterizzano il profilo stesso. Per quanto riguarda le competenze trasferibili, sono quelle competenze appunto che Claudia elencava in qualche modo. Non tutte quelle competenze vanno a confluire in un unico profilo professionale, ma sono state appunto selezionate alcune. In che modo? Da appunto la ricerca precedente del precedente progetto, insieme alle suggestioni che poi sono venute dalle persone che abbiamo contattato attraverso il focus e attraverso le interviste, che erano esperte del settore, quindi persone che lavorano all'interno di musei a tutti i livelli, ma anche persone esterne, freelancer e via dicendo. Le competenze digitali sono delle competenze che derivano invece da un framework, dell'European Competence Framework, che elenca una quarantina di competenze digitali necessarie. Per cui andiamo, diciamo, direttamente ad analizzare uno dei profili per, diciamo, rendere il tutto più chiaro. Ad esempio, il Digital Strategy Manager è colui che in qualche modo si interpone a metà tra il museo e i vari stakeholder che si occupano, ad esempio, di tecnologie e l'audience, il pubblico. Inizialmente era vista come una figura esterna, anche se poi è auspicabile che in futuro questa figura possa essere, diciamo, in qualche modo internalizzata, resa appunto all'interno dell'organigramma. Perché? Proprio perché deve conoscere benissimo, diciamo, la mission del museo. E questo è proprio un dato fondamentale emerso anche dalla presentazione di Paolo precedentemente. Le competenze appunto digitali, queste sono solamente alcune,
il dettaglio è delle competenze di ogni profilo, lo potete andare a leggere anche nel report approfondito, sempre scaricabile online dal nostro sito. Come potete vedere, ecco, anche le competenze trasferibili principali in questo caso sono la comunicazione, la resilienza, il networking e la decision making. Passiamo al secondo profilo professionale, che è quello del Digital Collection Curator, che è il curatore in qualche modo delle collezioni digitali, in questo senso digitalizzate, ma anche collezioni nate digitalmente. È colui che quindi si occupa proprio della gestione di questi materiali e che deve avere anche delle competenze specifiche, ad esempio anche in termini di copyright, tanto per dirne una. Anche qui è una figura che ci si auspica sia interna al museo stesso, che però appunto attualmente oggigiorno viene spesso esternalizzata. Il terzo profilo, sto andando veloce. Il terzo profilo è Digital Interactive Experience Developer, che detto, diciamo, parole semplici, è colui che organizza le esposizioni in maniera appunto interattiva ed esperienziale. Questo più di tutti è la figura che oggigiorno è davvero esterna e che è relegata soprattutto a chi lavora nel mondo del design e che però tuttavia è sicuramente una competenza necessaria per poter, diciamo, presentare, allestire e invogliare le persone a visitare in sito la propria collezione. In ultimo, la quarta figura è l'online community manager, che non è semplicemente il social media manager, ma è colui che proprio si interfaccia con l'intera comunità e che pone avanti una strategia legata all'audience. È una figura molto importante, ad esempio nella ricerca italiana, ecco, perché tutti questi quattro profili sicuramente sono a livello europeo. Poi ogni paese ha indicato qual era la necessità primaria. In Italia l'online community manager e lo strategy manager sono le due figure professionali emerse come appunto le più importanti all'interno di un contesto museale. Anche questa è una figura che oggigiorno non solo è esterna, ma viene relegata a delle persone junior. Dalle interviste emerse invece ci si è resi conto della necessità di coinvolgere invece delle persone senior per questa figura, proprio perché è colui che deve conoscere al meglio la strategia e la mission della propria istituzione. Per concludere, molto velocemente, la domanda è: allora, quali sono le competenze che i professionisti museali devono sviluppare? Ecco, qui ancora riportiamo questa differenza tra tutto ciò che è all'interno, quindi dietro la scena, quindi all'interno del museo, il management, la ricerca, le collezioni e le infrastrutture, e tutto ciò che invece è il rapporto con il pubblico, quindi dell'audience engagement. Per rispondere alla domanda che faceva prima, si faceva prima rispetto a diciamo, le competenze digitali, cioè perché non è emerso no, di base, perché in realtà molto spesso, per come erano state poste le domande, le persone non sentivano la necessità del digitale in quanto tale, cioè se il digitale era vista diciamo, in un'ottica lungimirante del proprio lavoro, allora veniva riconsiderato come ruolo importante, ossia non era importante imparare, non so, di usare l'Excel o un altro dispositivo, diciamo, tecnologico di per sé, ma quanto piuttosto iniziare a utilizzare appunto quella tecnologia, se quella tecnologia era utile per raggiungere l'obiettivo del proprio lavoro. Per cui ecco, questo è un dato che assolutamente vogliamo rimarcare in maniera forte, proprio perché spesso si parla di digitale, però appunto un conto è dire voi volete imparare, non so, la piattaforma Agile, se Agile è diciamo, interessante perché mi permette diciamo, di completare il mio lavoro di audience development o di management, allora posso prenderlo in considerazione, ma di per sé le persone diciamo, non sceglievano la tecnologia
tecnologia base come scelta prioritaria. Non so se poi ho risposto. Cioè, in altre parole, scusa se vi... Sì, sì, sì. Ci sono delle persone per cui, che proprio non lo vedono il digitale come una delle priorità perché lo relegano, cioè lo mandano ad altri, all'esterno, quindi quel 10% è fatto da persone che ne hanno bisogno del loro lavoro e quindi magari ne hanno bisogno all'80% e altri che invece sono zero e quindi perché appunto lo delegano ad altri. Questa è un'altra risposta, ossia, da un punto di vista sì, è il caso ad esempio se uno vuole utilizzare, non so, una piattaforma specifica per la scrivenzione. Allora a quel punto uno diciamo relega il proprio lavoro ad un specialista sia per lo sviluppo della piattaforma, che quindi non deve competere la persona ad esempio che lavora all'interno del museo, chi lavora all'interno del museo però deve avere un linguaggio tale da poter comunicare in maniera agevole con quel tecnico, perché magari capisce solo quella persona potrà dire quali sono le esigenze del museo stesso. Questo è un punto. È proprio una... è un 10% che diciamo così, è una media che potrebbe tenere dentro tante cose diverse. È che il 90% è l'utilizzo della formazione permanente come consapevolezza di poter sapere cosa fare, non so perché una persona bisogna farlo. Cioè, no, è necessario avere, interloquire, è come il tema dell'informatica, noi abbiamo relegato i nostri siti musei agli informatici, perché era lo strumento, non pensando invece cosa significasse quello strumento, soprattutto essere noi padroni, ma non perché dovevamo noi fare il sito. No, esatto, per cui diciamo in un'ottica a lungo termine si può immaginare che effettivamente lo sviluppo possa essere esterno, mentre la gestione sia totalmente interna da parte del museo stesso. E volevo concludere diciamo, con una frase che è emersa molto bella, che effettivamente la collaborazione crea conoscenza, il fatto che tutto lo staff sia formato è importante proprio perché effettivamente solo io posso sapere che cosa serve nel mio percorso lavorativo e quindi se qualcuno mi spiega a cosa serve quello strumento io posso capire più di tutti qual è la potenzialità per il mio settore, per il mio sottosettore o per quelle attività. E quindi diciamo ci sono, se volete approfondire le varie tematiche, per ora abbiamo una pubblicazione cartacea e online che appunto è quella online più aggiornata, che è questa gamma preferita, però diciamo esiste nella sua doppia versione. Poi abbiamo una versione di diciamo più approfondita sull'emerging job profile for business professionals. Abbiamo la pubblicazione sui musei del futuro che appunto ora non è messa qua perché diciamo asseriva, simbola, e poi siamo contenti di poter comunicare che a breve, diciamo, speriamo entro novembre, di pubblicare online invece i risultati della ricerca prettamente italiana, dove appunto ci saranno degli estratti delle varie interviste del Focus che ritraggono lo scenario italiano, per cui se avete lasciato le vostre mail saremo diciamo, molto interessati come poter comunicare l'uscita di questa pubblicazione online entro 15 giorni, speriamo. Grazie. Allora, grazie. Online anche noi partiremo per fare le nostre riflessioni su quali temi e quali ambiti sviluppare per il progetto formativo che ci aspetta nei prossimi 2 anni in collaborazione con il comitato. Io chiuderei qui, però se voi volete fino alle 6 la biblioteca ci tiene per qualche dentro, per qualche approfondimento a tu per tu. Grazie alle nostre